Padre e figlio soci nella coltivazione e vendita di sostanze stupefacenti, entrambi in manette per mano della polizia. Galleria del Tenda chiusa al traffico di giorno dal 17 al 19 settembre. ANAS risanerà la pavimentazione lungo il versante francese. Gruppo UBI esternalizza parte dei servizi, protesta anche a Cuneo. E il colonnello Pasquale del Gaudio, 47 anni, nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Cuneo. Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Telegranda. In apertura la cronaca, ed in particolare siamo a Cuneo, dove un uomo è entrato in un'abitazione con delle forbici per distruggere completamente la biancheria intima dell'ex fidanzata. Poi l'ha raggiunta a lavoro, le ha restituito le chiavi dell'appartamento in cui appunto avevano trascorso un periodo di vita assieme. Allontanandosi da lei ha cercato la sua auto e le ha anche forato le gomme. Ovviamente la donna lo ha denunciato dai carabinieri per il reato di stalking e molestie. È stato comunque condannato ad un anno di carcere. Sarà poi la valutazione della condizionale a verificare se effettivamente andrà dietro le sbarre, e al risarcimento di 5.000 euro a favore dell'ex fidanzata. Nella cronaca anche l'operazione condotta dalla polizia: padre e figlio bovisani sono finiti in manette per produzione e traffico di sostanze stupefacenti. In casa avevano una serra per la coltivazione della marijuana realizzata in maniera artigianale ma perfetta. Il giovane inoltre nascondeva anche dell'altra droga nella casa della fidanzata a Cuneo. Padre e figlio bovesani sono finiti in manette per produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti. Il padre, un operaio di 58 anni con numerosi precedenti penali, aveva costruito nella propria cantina una sofisticata serra per coltivare la marijuana. Il figlio, disoccupato di 21 anni, nascondeva nella casa della fidanzata hashish e cocaina. La polizia è arrivata a loro attraverso alcuni contatti carpiti durante altre operazioni antidroga effettuate nell'ultimo periodo. Gli agenti hanno monitorato i loro movimenti prima di intervenire a colpo sicuro con le perquisizioni. Si sono recati nell'abitazione dell'uomo a Boves, scoprendo nella cantina una serra artigianale costruita a regola d'arte utilizzando pannelli, parasole e lampade, dove venivano coltivate piante di marijuana del miglior tipo, la White Siberian. Nella stessa abitazione sono state rinvenute della marijuana pressata e soldi contanti, circa 3.000 euro. Non vedendo il figlio in casa, i poliziotti sono andati a cercarlo nei pressi dell'abitazione della fidanzata nel centro di Cuneo, dove a volte si fermava a dormire. Lo hanno sorpreso per strada in corso Nizza con addosso della cocaina. La successiva perquisizione ha consentito di scovare nell'abitazione della fidanzata altra cocaina, quasi mezzo grammo, nascosta nella macchinetta per il caffè, e 7 etti di hashish celati dentro un bocchettone della cucina. Il giovane era disoccupato ma aveva appena comprato un'auto di lusso e possedeva anche una moto di valore. Entrambi arrestati si trovano ora a casa a Boves con l'obbligo di dimora. Cronaca giudiziaria per un processo celebrato per guida in stato di ebbrezza di una bicicletta. L'uomo è finito alla sbarra degli imputati perché fu sorpreso dai carabinieri a Roccavione mentre viaggiava a bordo della sua bicicletta in maniera un po' irregolare. Una volta fermato dai militari si era rifiutato di sottoporsi all'alcol test ed era risultato poi successivamente positivo. La circostanza del rifiuto lo ha portato in tribunale, dove in un primo momento è stato comunque giudicato responsabile di quello che il codice penale definisce un reato, cioè la guida in stato di ebbrezza. Non fa differenza se si tratta di una macchina o una bicicletta, perché si può causare comunque un incidente, ma a causa del fatto che proprio non ha causato incidenti, l'uomo è stato comunque assolto. Viene riconosciuto il reato,
ma secondo il primo comma dell'articolo 131 del codice penale si prevede l'applicazione della causa di esclusione della punibilità nei reati per i quali la pena non supera al massimo 5 anni di carcere e per le modalità della condotta per l'esiguità del danno provocato. In pratica il reato è stato commesso, non sarebbe grave abbastanza da essere punito e dunque è stato assolto. Ed ora parliamo di viabilità, un nuovo provvedimento di chiusura verrà assunto la prossima settimana al Colle di Tenda per un paio di giorni e solamente nelle ore del giorno. Il perché nel servizio. Nella prima mattinata del 13 settembre è stato chiuso al traffico il tunnel del Tenda perché non era presente il presidio dei vigili del fuoco sul versante francese, condizione sine qua non perché il tunnel sia transitabile per ovvie ragioni di sicurezza. Il problema è stato risolto in meno di 2 ore, dalle 9 circa la galleria era di nuovo aperta. Diversa la situazione già programmata per la prossima settimana dal 17 al 19 settembre nella fascia oraria diurna che va dalle 8:30 del mattino alle 17:30 del pomeriggio, quando il tunnel sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia. Il provvedimento lo ha assunto ANAS per consentire i lavori di risanamento lungo la pavimentazione del versante francese del Colle, in corrispondenza dell'area del cantiere aperto per la realizzazione della seconda galleria. Le attività programmate per la prossima settimana sono state definite improrogabili nel corso dell'ultimo comitato di sicurezza del tunnel e sono state pianificate in coordinamento con l'ente gestore francese. Oltre alla pavimentazione verranno anche predisposte le strutture per la posa delle barriere laterali di sicurezza e della segnaletica. Intanto la Edilmaco, nuova concessionaria dei lavori per il raddoppio della galleria, sta completando le attività necessarie per la riapertura dei cantieri. È in corso a questo proposito lo smaltimento del materiale di scavo stoccato in corrispondenza degli imbocchi della galleria. Nei giorni di chiusura del tunnel si consiglia di utilizzare le autostrade A6 Torino-Savona e A10 Savona-Ventimiglia. E torniamo ancora alla cronaca, ci porta sulla provinciale che da Cuneo porta a Busca, dove nella giornata di oggi venerdì 13 settembre in mattinata si è verificato un grave incidente, un'auto è finita in un campo cercando di evitare un'altra vettura impegnata in una svolta, l'auto ha capottato più volte nel campo circa per 60 metri, il conducente è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è stato soccorso dai medici del 118 intervenuti con i vigili del fuoco e la polizia stradale, ma le sue condizioni sarebbero particolarmente gravi per il momento o comunque la prognosi resta riservata. La definizione completa della dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia intervenuta insieme ai vigili del fuoco. Ed ora parliamo di lavoro ed in particolare della protesta andata in scena in via Roma anche a Cuneo nella mattinata di oggi, appunto 13 settembre, a manifestare oltre 100 dipendenti della UBI Banca contro la decisione del gruppo bancario di fare passare 40 lavoratori alle dipendenze di altre imprese. 40 dipendenti della UBI Banca di Cuneo passeranno a vario titolo alle dipendenze di altre imprese. Un'esternalizzazione che non piace ai lavoratori e ai sindacati, preoccupati che in futuro possano essere decise altre operazioni simili, anche più pesanti. Per questo è stata organizzata una protesta andata in scena venerdì mattina in via Roma, a cui hanno partecipato un centinaio di lavoratori. Stiamo assistendo a una vera e propria riduzione di personale sul nostro territorio provinciale, che si tradurrà a tendere in meno famiglie che vivono grazie a UBI. E questo non può essere visto sicuramente in modo positivo. Ciò che lascia perplessi sono proprio le motivazioni, che non ci sono motivazioni chiare, specifiche, per un'operazione di questo genere. Rumors fanno già intendere che in ottica futura ci siano altre procedure similari, quindi nel giro di pochi mesi potremmo trovarci a dover affrontare diverse situazioni come questa. Di conseguenza, partire con le trattative
col piede giusto è sicuramente fondamentale per garantire la tutela occupazionale, garanzie per i colleghi attuali che sono coinvolti e per quelli che saranno coinvolti in futuro. Saranno i nostri segretari nazionali unitariamente che prenderanno in mano a giorni la trattativa e speriamo, puntiamo su un fatto: di mantenere il livello occupazionale, questo è sottinteso, mantenere il contratto credito perché la società che arriva è gestita dal contratto industria, e quindi quello che più preoccupa la gente, qui siamo a Cuneo, è la mobilità. A Cuneo non c'è la sede di questa società, quindi questa può darsi che si rischia, e noi vorremmo evitarlo a tutti i costi, che la gente, come è successo all'Alpitura, alla vecchia Cuneo Leasing, sono società che il proprietario aveva posizioni su altre città, Torino, Milano, e quindi coinvolge anche poi la vita dei lavoratori. Speriamo di fare, e più che altro chiediamo alla fondazione, che è la sede qui davanti, che è sempre azionista del gruppo, un importante azionista del gruppo, di interessarsi attivamente sul mantenimento dei diritti dei lavoratori. Un'opera di azionalizzazione che potrebbe anche proseguire e riguardare altri lavoratori. Noi siamo ovviamente nettamente contrari, è una perdita di posti di lavoro per il cuneese, è una perdita di lavoro, di presenza di Ubi sulla piazza, e non va bene, siamo assolutamente contrari. E parliamo ancora di lavoro, lo facciamo questa volta da Mondovì, dove è in corso una mobilitazione e sicuramente è stato lanciato l'allarme dai sindacati per quanto riguarda la decisione di ridurre in qualche maniera i costi di produzione adottati dalla IMR Automotive di Mondovì, che però ha fatto proprio nella giornata di oggi una dura replica, siccome era stata accusata di voler procedere a licenziare del personale. Nessun licenziamento, scrivono in una nota, c'è crisi e abbiamo dovuto ridurre. La IMR ancora una volta viene fatta oggetto di informazioni errate, avrebbe detto il responsabile del personale, non ha licenziato alcun lavoratore ed in verità neanche le agenzie per il lavoro GS Energy, per quanto a nostra conoscenza, hanno operato dei licenziamenti semplicemente a causa della evidente e generalizzata crisi del mercato dell'auto, che purtroppo interessa a tutti i settori. La società ha dovuto ridurre il ricorso alla somministrazione di lavoro. Tra l'altro, dalle informazioni che ha IMR, il personale delle agenzie per il lavoro interessato alle riduzioni non è stato licenziato, ma è stato posto in disponibilità, percepisce un reddito e nelle more le agenzie stanno cercando di ricollocarlo. Cambiamo argomento. Da alcuni giorni la provincia di Cuneo ha un nuovo comandante dei carabinieri, il colonnello Pasquale Del Gaudio, che prende il posto di Rocco Italiano, passato a dirigere il terzo reggimento carabinieri Lombardia a Milano. Ha 47 anni ed è originario di Avellino il nuovo comandante dei carabinieri di Cuneo. Il colonnello Pasquale Del Gaudio arriva da Lecco, dove ha guidato il comando provinciale negli ultimi 3 anni. Precedentemente ha lavorato a Pescara e Foggia. Si è presentato ai giornalisti cunesi spendendo belle parole per un territorio che non vede l'ora di conoscere e per il colonnello Rocco Italiano, il suo predecessore, di cui, ironia della sorte, prende il posto per la terza volta. Era già capitato a Foggia e a Lecco. Una provincia ricca, ben organizzata, una realtà che è molto laboriosa, dove la sicurezza è ben garantita dalle forze di polizia e dall'arma, che è presente con le sue 75 stazioni, e con lo spirito di iniziare questa esperienza per implementare ulteriormente quello che è già stato fatto e proseguire per dare maggiore sicurezza percepita al cittadino. Principali emergenze? Bene, sono i reati contro il patrimonio che comunque vengono contenuti. I dati statistici ci segnalano un calo di questo numero di reati. Naturalmente la percezione è quella di dare un contrasto ulteriormente a questo fenomeno
aumentando le pattuglie sul territorio, del controllo del territorio, e garantire maggiore sicurezza al cittadino, soprattutto fargli percepire la presenza dell'arma nelle varie realtà e al fine di contrastare questo fenomeno. Comandante, cosa l'ha detto Italiano che l'ha preceduto? Non è la prima volta che capita che lei arriva a sostituirlo? Sì, il collega mi ha dato uno spaccato positivo della provincia. Sono giunto qui con l'entusiasmo di continuare quello che già lui ha fatto, perché è un collega che conosco, che stimo, e quindi proseguirò sull'attività che lui già ha condotto in questi 3 anni a Cuneo, e sempre con lo scopo di dare sicurezza alla popolazione. La sua prima volta a Cuneo, che impressione? A freddo la prima? Beh, è una città fantastica, molto ben ordinata, con delle persone molto gentili, e sono certo che mi troverò benissimo. In provincia di Cuneo ci sono altri 2 nuovi comandanti che si sono presentati insieme a Del Gaudio: Maurizio Tosco a Borgo San Dalmazzo e Massimo Caputo a Bra. E ancora attacchi di lupi, questa volta è la Coldiretti a lanciare l'allarme raccontando quanto subito da un allevatore a Ponte Chianale che proprio nei giorni scorsi ha subito la perdita di 2 vitelli ed una vacca che molto probabilmente sarebbero state sbranate proprio da dei lupi. La Coldiretti ha divulgato ancora una volta l'allarme, l'allevatore denuncia di aver subito solo 15 giorni fa un attacco che gli era già costato un vitello, raccontano l'ennesimo duro colpo e l'impossibilità di difendere dai predatori il proprio bestiame in alpeggio. Lo costringono a meditare l'abbandono anticipato dai pascoli. La sopportazione delle aziende, prosegue Coldiretti, che con tanti sacrifici hanno investito nella zootecnia nelle montagne del territorio cuneese, e al limite sale lo sconforto e vince il senso di impotenza. Ma soprattutto l'ente di categoria ha voluto ribadire l'appello sia al nuovo governo che alla regione per cercare di trovare una soluzione. La questione dei lupi è ferma ormai da troppi anni, dicono, urgono soluzioni per contrastare in concreto una situazione inaccettabile per gli allevatori cuneesi che si impegnano a presidiare le nostre montagne e a garantire la bellezza del paesaggio. Ed ora cambiamo argomento, si sono conclusi proprio in tempo per l'apertura della festa dell'uva e i restauri all'ala Borsarelli di Carrù. Sindaco Iariti, uno dei luoghi simbolo della città di Carrù, che è sempre al centro della fiera del Bue Grasso, si è rifatto il look, parliamo dell'ala Borsarelli. Sì, l'ala Borsarelli è stato di fatti l'edificio di proprietà comunale che ha beneficiato del contributo che è stato appunto elargito dal Ministero dell'Interno in virtù del decreto sicurezza, e quindi questi fondi sono stati destinati innanzitutto per un rifacimento a livello di pareti esterne dell'ala, ma soprattutto è stato destinato proprio per motivi di sicurezza, nel senso che si è trattato il pavimento in modo che in vista poi della prossima fiera non si verifichino poi inconvenienti o ci siano problematiche per l'attrito degli animali quando vengono portati sotto l'ala. Un lavoro anche molto importante, perché comunque oltre appunto alla sicurezza degli animali anche per la sicurezza delle persone, e anche soprattutto l'abbattimento delle barriere architettoniche. Sono state realizzate 3 rampe d'accesso per appunto le persone che hanno problemi di mobilità, e quindi è stata sicuramente un intervento di ristrutturazione, di manutenzione, ne aveva anche bisogno, ma poi comunque questo rifacimento di look ho visto che sta piacendo moltissimo, sta riportando molti consensi, e questo ci fa ancora più piacere. Qual è stato l'impegno economico? 50.000 euro per il decreto sicurezza, e poi c'è stata un'aggiunta per la tinteggiatura di circa 20.000 euro. Questi per Carrù sono anche i giorni della Sagra dell'Uva. Sì, siamo in pieno svolgimento di Sagra dell'Uva, siamo all'edizione numero 76, un lavoro estremamente importante che si sta conducendo grazie all'importante lavoro di squadra dell'associazione Proloco, dal suo presidente al suo consiglio direttivo, a tutti i volontari. Una Sagra dell'Uva molto importante, perché dopo 10 anni, domenica 22 settembre, avrà di nuovo la sua sfilata dei carri.
tanti carri, tanti gruppi folcloristici, gruppi bandistici, majorette, insomma io direi proprio che è una sagra dell'uva che vale la pena vivere in tutti i suoi aspetti. Una delegazione di fedeli monregalesi si trova a Lourdes già dalla giornata di ieri ed è con loro anche il vescovo della città di Mondovì, Monsignor Egidio Miragoli, al quale è stato chiesto di presiedere nella giornata di domenica la messa internazionale a Lourdes. La si potrà seguire in diretta su internet cliccando sul sito di Lourdes. Ed ora parliamo di sanità. Proseguono le celebrazioni per i 700 anni dell'ospedale di Cuneo. Tra le iniziative in programma anche una mostra allestita a Palazzo Santa Croce dal titolo I luoghi e le cure, che attraverso l'esposizione di attrezzature, terapie e apparecchiature permette di fare un viaggio alla scoperta dell'evoluzione del servizio ospedaliero negli ultimi decenni. Curata da Laura Marino e Igor Violino, la mostra è stata inaugurata giovedì 12 settembre e resterà aperta fino al 27 di ottobre. Il sabato e la domenica dalle 14.30 alle 19. Si inaugura questa mostra, ennesima tappa di queste celebrazioni. Che momento è per voi e cosa rappresenta questa mostra? Il momento è sicuramente importante e questa mostra è un momento importante di celebrazioni che ormai sono già qualche mese che vanno avanti. Questa mostra ci indica il cammino che ha fatto l'ospedale Santa Croce nel tempo. Abbiamo la vecchia farmacia, i vecchi vasi della farmacia, ma arriviamo anche a quello che è la modernità e c'è tutto un percorso che ci fa vedere come è cambiato l'ospedale dagli anni 60 ad oggi. E quello che mi ha colpito andando a rivedere proprio tutte le tappe, che dal 2000 a oggi l'ospedale ha fatto veramente un grosso salto di qualità in organizzazione e soprattutto in tecnologia a disposizione. Quindi questo è importante farlo sapere alla popolazione, farlo sapere ai cittadini, perché sappiamo che i cuneesi hanno molto a cuore il loro ospedale, ma lasciatemi dire che anche gli operatori che tutto il giorno lavorano, che tutti i giorni lavorano nel nostro ospedale, medici, infermieri, operatori dell'assistenza, amministrativi e quant'altro, hanno contribuito in maniera fattiva, del tutto volontariamente, alla realizzazione di tanti eventi e soprattutto di questa mostra. Quindi un grazie importante anche a loro, e mi piace dire che questo ospedale certamente nel cuore della città, certamente nel cuore dei cuneesi, ma è anche nel cuore dei propri operatori. Con la curatrice di questa mostra che si inaugura oggi, ci vuole spiegare insomma cosa troveremo all'interno di questa mostra, perché i visitatori dovrebbero venire a curiosare in questa mostra? Sì, curare questa mostra è stato complesso, divertente, emozionante e soprattutto è stato un lavoro fatto grazie all'impegno della maggior parte, di tutti i reparti direi dell'ospedale Santa Croce, soprattutto la farmacia, ma anche altre persone hanno prestato oggetti per raccontare una storia, la storia delle cure in questo luogo, è una storia che riguarda non solo l'ospedale ma tutti i cuneesi che sicuramente dell'ospedale di Santa Croce hanno un ottimo ricordo, quindi questo è il motivo primario per venire a scoprire la mostra: oggetti, formule curiose, personaggi e racconti. Lutto nel mondo dello sport, del territorio ma anche nell'imprenditoria. È morto Roberto Botta, imprenditore fossanese di origini monregalesi, aveva 53 anni e da qualche tempo gli era stata diagnosticata una grave malattia. La notizia è stata divulgata dal club del Fossano Calcio, del quale dal 2015 era presidente, succeduto a Franco Graglia, un ex pilota di rally, sportivo appassionato ma anche imprenditore e proprietario dell'azienda Botta Forni, che progetta appunto costruzione di forni industriali e attrezzature. Ed ora cambiamo argomento, parliamo degli appuntamenti del prossimo fine settimana. Andiamo sia a Ponte Chianale che a Ormea.
Domenica 15 settembre il Borgo Alpino di Pontechianale in Alta Valle Varaita si animerà con Ritorno dall'Alpe, evento dedicato alla festa dell'alpeggio con Fiera dei Margari, esposizione di capi bovini ed ovi caprini e prodotti d'alpeggio, degustazioni, animazioni musicali e possibilità di acquisto dei prodotti tipici. Abbiamo una fiera che è praticamente degli allevatori bovini e sfileranno le mandrie, poi ci sarà un mercatino durante tutto il giorno nel paese, poi ci sarà un pranzo e poi alla fine della giornata ci sarà la premiazione degli allevatori e la lotteria della Fiera dell'Alpe. Ma non è tutto, sempre il 15 settembre, spostandoci però in Valle Tanaro, prendono il via le iniziative legate ad Acqua e di Ferro, progetto grazie al quale i tracciati della linea ferroviaria di Valle e del fiume Tanaro si trasformano nel fil rouge per la creazione di una rete culturale, naturalistica e gastronomica di ampio respiro. È un progetto di valorizzazione dell'Alta Val Tanaro e abbiamo avuto un incarico dall'Unione Montana ed è un progetto che si ispira ai due, diciamo, elementi che caratterizzano l'Alta Val Tanaro, che sono il fiume e la ferrovia, e quindi vuol dire racchiudiamo all'interno del progetto la valorizzazione di tutte le risorse naturali, culturali, turistiche ed economiche. Treno storico Ormea Express, che cos'è? Ma fondamentalmente sono convogli storici che rientrano nella cosiddetta ferrovia turistica del Tanaro. La ferrovia turistica del Tanaro è l'unica ferrovia turistica propriamente detta di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. È nata ufficialmente nel 2016 e il tracciato è quello più celebre della linea Ceva-Ormea. Quest'anno è il quarto anno di attività della ferrovia turistica. Ci saranno altri tre convogli turistici, quindi convogli con carrozze 100 porte trainate da un locomotore diesel o da una locomotiva a vapore. I viaggi principali il 15 settembre prossimo in concomitanza con la mossa del fungo di Ceva, con poi capolinea ovviamente Ormea, il 13 ottobre con il treno dedicato alla castagna, al fungo di Garesio, e poi l'8 dicembre con il treno di Natale a vapore da Ceva Ormea. E chiudiamo con un appuntamento da Mondovì, molto atteso non solo dalle nuove generazioni ma anche da quelle leggermente precedenti degli anni 90. A Mondovicino arrivano infatti nella giornata di domani, sabato 14 settembre, gli articolo 31 J-Ax e DJ Jed, ovvero il duo dell'hip hop che aveva portato al successo con pezzi come Tranchi Funky o I Maria, che passerà proprio a Mondovì a 25 anni dalla loro formazione e la serata si terrà sul palco del Mondovicino Outlet Village. È tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.